Buongiorno, buona giornata e buon fine settimana, cari amici. Controllando un po' sul canale personale YouTube, ho visto giustamente sono assente da un paio di giorni, più o meno una settimana. Bene, con questo video sicuramente voglio dire che sto, come un po' tutti, cercando di ritornare ovviamente gradualmente ad una vita più movimentata, evitando di stare troppo al computer, al cellulare, di evitare di isolarsi, diciamo. Quando il tempo è bello, cerco di approfittarne sempre, di uscire almeno 2 volte al giorno. Magari esso la mattina per aiutare mio padre al lavoro, il pomeriggio per uscire con l'amico. E beh, ieri diciamo mi sono trovato un po' bloccato appunto per la pioggia che qui a Trani è caduta non molto eccessivamente, però un bel po' di pioggia c'è stata. Per fortuna che ho sbrigato qualche servizio al mattino. Certo, il primo servizio che ho svolto dovrò ripassare dal luogo in cui sono stato perché non c'erano le persone che mi potevano dare le giuste informazioni. Però in compenso con il mio amico ho visitato. Sono tornato presso lo spazio aperto del distretto ambulatoriale del centro di salute mentale dell'ex ospedaletto di Trani e di lì fortunatamente ho incontrato una persona che conosco, poi insomma molto contento anche di aver visto l'orto che però andrà sicuramente curato, speriamo il prima possibile. E poi chi è di Trani come me sa che proprio nelle vicinanze dell'ospedaletto che c'è un'associazione, un club sportivo e lì poi c'è la presenza dei micetti a 4 zampine, quindi dei gatti e, insomma, che ricordo come cane, come qualsiasi essere a 4 zampe, è come noi essere umani, quindi hanno bisogno di tutto, no? Di essere curati, di tutto, cioè come noi abbiamo bisogno appunto di mangiare, di anche loro hanno bisogno di un trattamento degno per il rispetto del loro essere gatto, cane o insomma che tipo di animale sia. Certo, fa rabbia quando si legge sul web, magari su Facebook, di persone che abusano, che possa essere un cane, un gatto, o tornando a noi esseri umani, di anche cose che si sentono purtroppo ai telegiornali. Di gente grande di 40-50 anni che addirittura commette degli abusi sessuali su minori, addirittura su bambini. Vabbè, questo è una cosa davvero abominevole. Insomma, non aggiungo altre parole perché queste persone qui meriterebbero solo di vedere, come posso dire, le stringhe del carcere, perché insomma, comunque, a parte questo, beh, oggi diciamo massimo un'oretta fa rientrato da lavoro con i miei genitori e mio fratello. Oggi pomeriggio farò come ieri una bella passeggiata con il mio amico. Ho trattato, ritornando un attimo all'argomento di prima, abusi, queste cose qui, perché
Proprio ieri al TG5 ho sentito delle notizie a dir poco raccapriccianti, ma purtroppo la stupidità è sempre al centro, quindi, come dice mio padre, ma anche come dicono in tanti, la mamma dell'imbecille è sempre incinta. Passando invece un po' allo sport, manca poco, 6 giorni, no? Sì, 6 giorni con oggi, venerdì prossimo finalmente ritorneremo a guardare una partita di calcio in TV sulla Rai, la Coppa Italia. Non mi ricordo chi gioca in casa, se la Juve o il Milan. E quindi, e a proposito di sport, ieri un po' dando un'occhiata all'applicazione diretta con i risultati e le partite che l'applicazione e anche il sito diretto mettono a disposizione di oltre 30 sport. Vabbè, ma io diciamo più che altro calcio, massimo basket più volley, diciamo. Anche se al momento il basket e il volley italiano sono fermi, lo sport che riprenderà qui in Italia sarà proprio il calcio, con Serie A, Serie B e Serie C. Beh, sono curioso perché, come vedo un po' al sabato e un po' la domenica, io su Sky per la Bundesliga, il fattore campo in questo periodo particolare forse non conta molto. Sicuramente, diciamo che essendo tutti i campionati nella parte finale della stagione, quindi bisogna fare più punti possibili, è ovvio che, come stavo dicendo, per quanto riguarda la Coppa Italia, ricordiamo come ogni anno che la vincitrice entra ha di diritto un posto in Europa League, quindi insomma. E squadre come per esempio Napoli e Milan dovrebbero darsi, cercare chissà di arrivare ad una finale tra di loro per darsi battaglia, speriamo, anche perché diciamo che comunque l'Inter è in zona Champions League, la Juve lo stesso, la Juve ovviamente cercherà di riconfermarsi per quanto riguarda lo scudetto. Ah sì, sempre per il calcio, ieri appunto guardando su diretta avevo visto che ieri sera c'era Friburgo-Mönchengladbach della Bundesliga 1 e io guardando un po' la classifica stavo pensando, ma penso che il Friburgo farà di tutto per vincere. Ed infatti questa mattina che sono andato a controllare il risultato sulla mia applicazione di diretta, ho visto che il Friburgo è riuscito a vincere, seppur di un solo gol, 1-0, e per giunta gli ospiti, il Mönchengladbach, hanno giocato per un certo tempo della gara anche in 10 per l'espulsione di un loro giocatore. Bene, io concludo qui, vi rinnovo quindi il buon fine settimana da parte mia. Quando ho voglia, perché ora sto facendo così, quando mi sento di avere il desiderio di fare una determinata cosa, la faccio. Ci vediamo o su YouTube o su Facebook. Grazie a voi tutti e alla prossima. Mi raccomando, rimettiamoci un po' in linea, visto che anch'io magari non ho proprio una pancia grossa grossa, ma una piccola pancetta c'è, cioè magari minimale, certo non è un grande problema, comunque sto cercando di limitare soprattutto, no, il pane a pranzo e beh, ciao a tutti e buon proseguimento, alla prossima, ciao!